Ma il valore del digiuno è un valore di purificazione. Serve a depurare il corpo per accostarsi alla divinità. E poi serve anche di pentimento, come di umiliazione. Ma il compito più importante e principale è la purificazione. Mosè è uno, appunto, un esperto di contentarsi di poco e di niente. E poi lì si trova sotto la giurisdizione di quella divinità. Non ne ha bisogno. Il suo corpo, e ci sono corpi allo stremo che smettono di consumare. È come se assorbissero calorie non dagli alimenti come facciamo noi, ma dallo stesso ossigeno. Quell'aria del deserto lo tonifica e nell'umido delle notti riesce anche ad assorbire l'acqua necessaria per non disidratarsi. E il deserto di notte è freddo e può essere anche molto umido. E allora è uno che è stato convocato, prima specializzato, come formato per quella missione e poi concretamente assistito. Sta continuamente sotto l'edis della divinità. La divinità gli parla continuamente, non lo lascia solo, non lo lascia in pace nemmeno. Quindi lui si affida. Una cosa è astenersi per qualche momento dal cibo, questo, ritualmente questo fa semplicemente bene alla salute ed è un'obbedienza che ho visto esercitare, insomma, sì, intorno a me nella mia infanzia, ma il digiuno intanto è qualcosa di volontario, perché sennò si chiama fame. Il digiuno a me è capitato di praticarlo, sì. L'ho praticato una volta, durante il giubileo, perché insieme a qualcun altro volevamo accompagnare laicamente quella richiesta del pontefice, che per completare il senso del giubileo chiedeva un'amnistia. Il giubileo di per sé è questo, è la rimessa in libertà e lo scioglimento di tutti i debiti. Nella scrittura ebraica, nel Levitico che lo racconta e che lo descrive. Ecco, il pontefice, allora Giovanni Paolo II, chiede più volte, recandosi pure personalmente in Parlamento, chiede a quel Parlamento per il giubileo di indire un'amnistia. E quel Parlamento lo applaude e se ne frega. Però in quel periodo, ecco, alcuni di noi, persone che avevano a cuore quell'argomento, hanno digiunato. Ecco, io ricordo di aver digiunato in quel periodo per 23 giorni. Sì. Volevo accompagnare, ecco, con quella digiuno, quella richiesta.